Il comune di Merito finisce sotto Fogna, era stato addobbato a festa per il Natale, purtroppo una Fogna a pilati che da oltre 20 giorni esce indisturbata e piano piano dopo aver invaso tutta Pilati, come vedete, una Fogna che circola lungo appunto la strada, dopo aver invaso tutta Pilati, qui vedete una scuola dove addirittura i bambini sono costretti a passare attraverso un ponte levatoio, una nuova invenzione dei cittadini di Pilati, e per portare i figli a scuola hanno dovuto inventarsi questo passaggio. Pilati che si rispecchia nell'acqua, vediamo il ponte di Pilati e poi la Fogna che continua a camminare e arriva fino al comune di Merito di Porto Salvo. Rovina la festa, rovina il Natale, perché vedete piano piano il comune viene sommerso dai liquami di questa Fogna maleodorante. L'unica cosa certa è che ora probabilmente, non potendo più sopportare questi cattivi odori che arrivano poi da Pilati, che hanno invaso tutta una parte del paese, ora che la Fogna è arrivata dentro il comune, molto probabilmente qualcuno provvederà a fare l'intervento, se non altro perché c'è Natale, anche se insomma, ogni tanto il comune mette qualche segnale della verità sulla strada, ma vedete, divieto di sosta. Babbo Natale, poverino, è caduto anche lui in questa melma, le forze dell'ordine hanno cercato appunto di prestare i soccorsi, un fatto che non era mai avvenuto prima all'interno di un comune. Purtroppo a Merito accade anche questo, povero Babbo Natale, poveri cittadini, poveri bambini che vanno a scuola con un ponte levatoio.